Papa, venuto quasi dalla fine del mondo, comincia il suo pellegrinaggio dall'isola di Lampedusa l'8 luglio, dopo aver sentito una spina nel cuore alla notizia dell'ennesimo tragico naufragio di immigrati nel mare tra l'Africa e l'Italia. A bordo di una motovedetta, Papa Francesco raggiunge la costa davanti al monumento che ricorda le vittime del mare e lancia una corona di crisantemi gialli e bianchi. Sul molo incontra 50 immigrati, ospiti del centro di accoglienza dell'isola, e poi celebra la messa con un pastorale, un calice, un ambone e un altare ricavati dal legno dei barconi approdati o affondati a Lampedusa. Il Papa spiega di aver deciso in pochi giorni di venire sull'isola per pregare, per compiere un gesto di vicinanza, ma anche a risvegliare le nostre coscienze perché ciò che è accaduto non si ripeta. Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca? Siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere, del patire con. La globalizzazione dell'indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere. Francesco conclude chiedendo perdono per chi si è accomodato, chiuso nel proprio benessere, per chi ha il cuore anestetizzato, ma anche per chi, a livello mondiale, ha creato tali situazioni. Due settimane dopo, il 22 luglio, Papa Bergoglio inizia il suo primo viaggio apostolico internazionale, che porta il primo pontefice latinoamericano in Brasile per la Giornata Mondiale della Gioventù di Rio de Janeiro. L'entusiasmo della metropoli carioca blocca la sua auto dopo l'atterraggio all'aeroporto e quando riesce ad arrivare al palazzo presidenziale, Papa Francesco spiega che la gioventù è la finestra attraverso la quale il futuro entra nel mondo e che gli adulti si riveleranno all'altezza della promessa che è in ogni giovane quando sapranno offrirgli spazio. Per prepararsi ad incontrare i giovani della GMG, il 24 luglio il Papa raggiunge il Santuario Mariano di Aparecida, a 200 km da Rio, che nel 2007 lo ha visto protagonista della conferenza dei vescovi latinoamericani e dei Caraibi. Lì affida alla Vergine i giovani del mondo e il loro dinamismo, perché sia al servizio della vita e dell'umanità. Il giorno dopo Papa Francesco è nella favela di Varginha e in mezzo agli ultimi della metropoli carioca ricorda che nessuno è da scartare e che non è la cultura dell'egoismo che spesso regola la nostra società quella che costruisce un mondo più abitabile, ma è quella della solidarietà. Nel pomeriggio il primo appuntamento con i giovani a Copacabana. Dopo aver percorso i 4 chilometri della spiaggia con la papamobile a passo d'uomo, Francesco chiede ai giovani di tutto il mondo se sono disposti ad entrare nell'onda rivoluzionaria della fede. Solo così, aggiunge, la vostra vita acquisterà senso e sarà feconda. Il 26 luglio, venerdì, il Papa torna a Copacabana per la Via Crucis e dopo aver seguito le stazioni animate lungo la spiaggia, sottolinea che la croce ci lascia la certezza dell'amore fedele di Dio per noi, che entra nel nostro peccato e lo perdona. Sabato mattina celebra messa con i vescovi che accompagnano i giovani e chiede di pensare alla pastorale partendo dalla periferia, da chi è più lontano, e va cercato e invitato nei crocevia delle strade. È la conversione pastorale che Papa Francesco chiede poco dopo anche ai vescovi brasiliani. Serve una chiesa capace di riscaldare il cuore, spiega, di riscoprire le viscere materne della misericordia. E domenica, prima di partire, in un lungo discorso programmatico ai vescovi latinoamericani, criticherà le pastorali disciplinari che privilegiano i principi, le condotte, ignorando la rivoluzione della tenerezza di Gesù, la vicinanza, la carezza che crea comunione. Nella veglia finale della GMG, ancora a Copacabana, il Papa parla al cuore di ogni giovane. «Io prego? Parlo con Gesù oppure ho paura del silenzio?» chiede Francesco. «Lascio che lo Spirito Santo parli nel mio cuore?» Io chiedo a Gesù che cosa vuoi che faccia, cosa vuoi della mia vita. Questo è allenarsi. Domandate a Gesù, parlate con Gesù. La messa conclusiva, domenica 28 luglio, è una festa per 3 milioni di giovani, molti dei quali hanno vegliato e dormito sulla spiaggia più famosa di Rio. Andate senza paura per servire. È il mandato missionario di Papa Francesco ai giovani, perché portare il Vangelo è portare la forza di Dio per sradicare e demolire il male e la violenza, per edificare un mondo nuovo. Dopo Lampedusa, il 22 settembre, il Papa torna in un'isola italiana, la Sardegna, dove la crisi economica sta picchiando forte. E a Cagliari si china come un padre a condividere la sofferenza, a portare la speranza di Cristo. Incontra 20.000 tra lavoratori, disoccupati e imprenditori e risponde all'invocazione di un cassaintegrato che gli chiede di non lasciare che il lupo cattivo della mancanza di speranza sbrani il suo gregge. Lasciando il discorso preparato, il Papa ricorda la sofferenza del padre emigrato in Argentina e colpito dalla grave crisi degli anni 30. Perché la sofferenza della mancanza di lavoro ti fa sentire senza dignità.
Non vogliamo questo sistema economico globalizzato che ci fa tanto male, dice con forza Francesco. Al centro deve essere l'uomo e la donna, come Dio vuole, e non il denaro. E conclude con una preghiera accorata. Signore Gesù, a te non manco il lavoro. Dacci lavoro e insegnaci a lottare per il lavoro e benedici tutti noi. Quindi Papa Francesco raggiunge il santuario di Nostra Signora di Bonaria, patrona massima della Sardegna, la cui devozione ha dato il nome a Buenos Aires, la sua città natale. Celebra messa davanti a più di 100.000 persone e prega Maria di donarci il suo sguardo, che ci porta a Dio. Nel pomeriggio il Papa incontra i poveri e i detenuti di Cagliari, con i volontari che li assistono, e denuncia che la parola solidarietà rischia di essere cancellata dal dizionario, perché ti obbliga a guardare all'altro e darti all'altro con amore. Poi, davanti al mondo universitario, spiega che la crisi attuale può diventare momento di purificazione e di ripensamento dei nostri modelli economico-sociali e che i politici giovani vanno ascoltati perché danno intuizioni e un'altra maniera di pensare la politica. Giovani come gli oltre 100.000 che Francesco abbraccia prima di lasciare Cagliari e ai quali chiede di fidarsi di Gesù, una persona che può portarvi avanti, non un'illusione, e di gettare le reti per costruire un mondo migliore. Come ha fatto il giovane orghe Mario Bergoglio giusto 60 anni fa, rispondendo alla chiamata del Signore, che anche nei momenti più bui non mi ha mai lasciato da solo. 10 giorni dopo, il 4 ottobre, nella festa di San Francesco d'Assisi, il primo Papa che ha scelto il nome del poverello visita la cittadina umbra e sceglie di incontrare per primi i bambini disabili e malati, ospiti dell'Istituto Serafico. Li abbraccia uno ad uno e poi ringrazia operatori e volontari che riconoscono Cristo nelle piaghe di chi soffre, invitando tutti a non cedere alle regole della cultura dello scarto. Poi si ferma a pregare nel santuario di San Damiano, luogo della chiamata di San Francesco, e quindi raggiunge il Vescovado e nella sala della spoliazione del santo incontra i poveri assistiti dalla Caritas. Nel suo discorso attacca lo spirito del mondo, la mondanità spirituale, che è il cancro della società, e spiega che non si può fare un cristianesimo senza croce e Gesù, altrimenti diventeremo dei cristiani di pasticceria. Cristiano non può convivere con lo spirito del mondo. La mondanità che ci porta alla vanità, alla prepotenza, all'orgoglio. E questo è un idolo, non è Dio. Poi Papa Francesco attraversa le vie di Assisi in Papa Mobile ed entra nella Basilica Superiore dedicata al poverello. Scende nella cripta e si raccoglie in preghiera davanti alla tomba di San Francesco. Nella messa il Papa ricorda l'esempio dell'uomo che si spogliò delle cose del mondo per vestirsi di Cristo e sottolinea che la pace francescana non è un sentimento sdolcinato e neppure una specie di armonia panteistica con l'energia del cosmo, ma è la pace di Cristo. Per questo da Assisi chiede che cessino le guerre che insanguinano la terra e l'odio ceda il posto all'amore. A pranzo Papa Francesco si siede a tavola con gli ospiti della Caritas a Santa Maria degli Angeli e poi visita l'eremo delle carceri per pregare nella cella usata dal poverello. Nella cattedrale di San Rufino incontra il clero, i religiosi e i laici dei consigli pastorali della diocesi e li invita ad essere antenne sintonizzate sulla parola di Dio per poi trasmetterla anche nelle periferie, andando incontro alle persone senza pregiudizi e paure. Il viaggio di Papa Francesco ad Assisi si conclude con i giovani dell'Umbria, davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, subito dopo aver pregato nella Porziuncola. Li mette in guardia dalla cultura del provvisorio e dall'egoismo, perché il male fa il suo lavoro e l'umanità ha bisogno di essere soccorsa. Non cedete al pessimismo, è la consegna di Francesco ai giovani. Andate con coraggio, con il Vangelo nel cuore e tra le mani, senza aver paura di fare passi definitivi, confidando sull'amore di Dio e sulla sua misericordia infinita.